Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Assassin's Creed Syndicate. Mozione di sfiducia. Jacob intende assassinare il Duca di Cardigan nel Parlamento. Questo è il momento più bello di ogni sequenza. La killata finale. Più che altro vediamo che opportunità ci danno. Perché oggi ci vuole una parola chiave per vedere Lord Cardigan? Calma, ce l'ho in tasca. State in guardia. Che nessuno entri se non lo dico io. Cardigan ha esagerato questa volta. Ora chiamerò Scotland Yard io stesso. Andiamo, signore. Credevo fossimo tutti uniti nell'opporci a questa legge. Tre opportunità, come sempre. Io punterei subito a quella speciale, che è la più bella, secondo me. Allora. Assassina Lord Cardigan, ministro, poliziotto corrotto o politico. Io andrei di... Non me lo fa vedere da qua. No, potevo fare... Non uccidere nessun poliziotto, non farti individuare dal bersaglio. E la Peppe, quante cose... Aspetta, volevo fare il salto della fede, invece sono rimasto fregato. Posso fare da qua? No, col cacchio. Vabbè, andiamo giù, va. Scendi. Perfetto. Qua lo potevo fare? Ok. Benissimo. Quanta gente c'è qua? Un botto. Deve esserci pure qualcosa che ti interessi. No, sta là. Allora, come cacchio faremo entrare là per prendere il ministro? Guarda qua quante guardie. Eccolo qua. Sblocca uccisione speciale. Ruba la parola chiave di Lord Cardigan. Benissimo. Allora, vediamo un po' quanti nemici ci sono. Noi avremo qua a disposizione, vedo, dei cari Rux. Ehi, mi servi? Ti metterei, se sei d'accordo. Fuoco! Bersaglio avvistato, faccio fuoco, uccidilo! Bello! Così proprio? Che cattiveria! Grandi Rux. Ok. Molto bene. Ah, ancora gli altri. Oh. Ma comunque la pistola nostra è devastante, eh. Ah, bene. Allora, qua. Dove sta scappando? Io volevo andare. Aspetta, qua sono altri Rux. Andiamo i Rux. Ok. Che rompe l'anima. Rux, venite qua. Ma perché mi dovete rompere l'anima? Brutti poliziotti del cacchio. E morite. Oh. Ancora gli altri. Lo sapevo. Dio mi aiuti. Fammi secchi, va. Tanto qua. Più forte. Bello. A posto. Ancora. Ma che è, ragazzi? Quante guardie sono? Bene. Eccone un altro. Che devi fare? Che cacchio volevi fare? Ok. Benissimo. Andiamo a rubare la parola chiave, eh. Piano. Piano. So che sono in una zona vietata. Che faccio? Se va a rubare? Sbrigate, sbrigate. Presa. Balaclava. Era così ovvio.
Ottimo. Parola chiave, via da qua. Scappa, scappa. Allora, parola chiave ottenuta. Prendiamo qua. Oh, sei pazzo. E tu come stai? E adesso con la parola chiave che ci facciamo? Dobbiamo cercare il modo di entrare. Quindi penso che conviene andare a prendere quell'altro. Allora, capisci il poliziotto? Oh, Merux, ancora vai. Ma questo è livello 8, ecco perché è più difficile. Lo posso ammazzare? Se ti ammazzo è uguale. Aiutatemi a ammazzarlo questo che ha rotto l'anima, raga. Fuori. Oh. Ancora. Ancora. Ancora che rompono. Viene a entrare secondo me, eh. Ora la parola chiave ce l'abbiamo. Perfetto. Oh, stanno ammazzando tutti i Rux, raga. Bene. Perfetto. Trova il bersaglio, seguilo fino all'ufficio di Lord Cardigan. Parla con il politico. Corrompere qui, all'interno del Parlamento, un vero scandalo. La Ferris Ironworks non ti ha mica dato 1000 sterline il mese scorso? Sì, ma trattiamo i nostri affari solo in privato. Scusate, signori. Sergente Freddy Aberline di Scotland Yard. Dove sta avvenendo di preciso questo scambio? Per di qua. Seguitemi, sergente. Ma discrezione, per carità. Non sta bene svelare i segreti di altri parlamentari, no? Sarò molto discreto. C'è un intruso! Cacchio faccio? Che mi stanno a vedere. Basta. Ma si può fare una missione senza rotture dell'anima? Ma muori. No. Di norma mi sarei travestito, ma i miei abiti sono nel tamigi. Forza, l'ho ucciso. Andiamo. Perfetto, possiamo andare, eh? Vabbè. E oh, che dobbiamo fare? Su. Riprendi? Andiamo. Portaci nell'ufficio, va? Nemici, non ne vedo tantissimi. La parola chiave che... I travestimenti preferiti è da vecchia signora. È ispirato a mia madre. Cacchio, guardie. La mia bravura vi sorprenderebbe. Due guardie. Perfetto, andiamo. Quando l'avrei mai trovato da solo? Quando l'avrei mai trovato? Gira a destra, sbrigate. Ottimo. Perfetto, andiamo. Prendi tutto. Ottimo, andiamo. Ottimo lavoro, ragazzi. Ci stiamo avvicinando al Duca di Cardigan. Aspetta, questo lo sventramo subito. Perfetto.
Ok, assassino. Il duca di Cardigan. Ci abbiamo la parola chiave. Quindi faremo l'uccisione speciale. Benissimo. Sicuramente le incrolla. Parola chiave? Balaclava. Prego. Ebbene, ora parliamone da... Buon Dio! Chi diamine... Oh, silenzio. Codardo! È ingrato! Ahimè, l'eroe di Balaclava... Non perirà sul glorioso suolo di Crimea, ma per mano di uno sporco assassino nelle stanze del potere. Avete finito? Fatti avanti, canaglia! Tu hai ottenuto quello che né i russi né gli indiani sono riusciti a ottenere. Ecco il trofeo! E che possa avvelenarti! Sì, ditemi ancora di Balaclava. Addio! Addio, cara Inghilterra! Nel tuo cuore piangerà per sempre il duca di Cardigan che muore. Dio salvi la regina e l'undicesimo Ussari! Pesante, eh? Che imbecille. Ok. Mo dobbiamo darcela a gambe, come sempre. È stato più facile rispetto alle altre volte. E mo voglio capire qua. A parte che ci abbiamo messo un botto per capire da dove fuggi dal Parlamento. Abbiamo vinto! Ottimo! Bello! Visto che è 7 lo ammazziamo in un attimo. Tiè, guarda qua che sta a fare, capo. Ok, qua vedo un punto. Punto d'accesso. Via, ottimo. Adesso ci arrampichiamo su e ce ne andiamo, ragazzi. Se siete d'accordo, eh? Qua stanno guardie. Voilà. Bene, bene, bene. Fuggi dal Parlamento. Perfetto. Ottimo. Cade. Ottimo, bene. Scappa. Ok, usciamo. Via da qua, via da qua. Via da qua, che missione completata. Raccontami come va. Ottimo! Mozione di sfiducia. Sequenza 7. 4000 punti di esperienza. Un sacco di ricconi da quelle parti. Quanta bella roba. Dai, andiamo dal Gran Maestro o torniamo all'Absterco? Tutto bene? A parte la squadra che ci sta addosso? Rinforzi in arrivo. Perché state rischiando tanto? Non dovete affrontare i Templari. Avevo un collega, il figlio del capo. Non mi piaceva molto all'inizio. Tutti lo trattavano come se fosse dannatamente speciale. Per me era solamente il classico tipo che non si lasciava toccare da niente. Ma mi sbagliavo su di lui. È diventato mio amico. E ha affrontato l'inferno. Alla fine ha salvato tutti noi. E per questo non posso rimediare, lo so. Però posso seguire il suo esempio. Sei un bravo assassino. Santo cielo! Ciao. Ma quanto tempo? Galina! Non ci vediamo da quella volta della bomba alla base di Parigi. Già, esplosioni ovunque e tu urlavi come un bambino. Vescovo dice che Otzoberg è qui. Lo ucciderò per te. Ottimo.
Ora, se non ti pesa stare di guardia, proverei a stendermi un momento. Riposa. Ci aspetta una guerra. Sean e Rebecca sono al sicuro ora, ma contiamo ancora su di te per trovare la Sindone. Ok, vediamo un po' se torniamo a fare qualche missione con Ivy sul discorso Sindone, oppure completiamo così la sequenza 7 con l'uccisione del Duca di Cardigan, che è stata veramente epica. Ma l'avete visto come l'ha ammazzato con la doppia lama celata a doppio braccio? Sequenza 7 completata, andiamo a spararci la sequenza 8. Per accedere a questa sequenza devi completare 3 guerre fra bande. Per sbloccare una guerra tra bande devi completare tutte le attività conquista di un quartiere. Perfetto, quindi non possiamo farla, ragazzi. Spero che il video sia stato a vostro gradimento. Se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace al mio video e ci vediamo in tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul canale.